SIC, società Italtecnica Cesena, da 30 anni specializzata in progettazione e costruzione di sistemi e impianti tecnologici industriali integrati. Se voi avete un problema, noi abbiamo la soluzione. SIC è a Cesena, zona industriale Pieve Sestina. Infotech, con un'esperienza ultradecennale nella consulenza e nello sviluppo di servizi informatici, è HP Platinum Partner. Infotech, da sempre, propone tecnologie innovative in ambito server e storage, workstation e PC, garantendo un servizio di assistenza tecnico-sistemistica rapido e affidabile. Infotech propone l'ufficio efficiente e green. Affidati a noi installando le nuove multifunzioni HP PageWide a zero emissioni di polveri sottili. Mettiti comodo, Infotech troverà la soluzione giusta per te. www.infotech.it. Frigoriferi industriali, soluzioni all'avanguardia nella refrigerazione industriale. La Guardia di Finanza di Rimini ha sequestrato oltre 400 milioni di euro nell'ambito dell'operazione Free Credit. Nel mirino dei militari sono finiti bonus e ristori Covid intascati in modo fraudolento da imprenditori e professionisti. Il laboratorio di Cesena, guidato da Vittorio Sambri, è stato il primo in Italia a sequenziare la nuova variante del Covid denominata XF. Si tratta di una mutazione del virus, una sorta di fusione tra le già note Delta e Omicron. Caos traffico a Rimini, dalla zona mare al centro. L'ex vice sindaco Maurizio Melucci non fa sconti e accusa l'ex primo cittadino Andrea Agnassi. Questa è la sua eredità, ha detto. Buoni segnali sul fronte turistico per Pasqua. A Rimini si preparano ad aprire 600 hotel con un tasso di riempimento attorno al 60% e per fare fronte alla carenza di parcheggi l'amministrazione comunale annuncia l'apertura di nuove aree di sosta in vista della prossima stagione. Va Giuseppe Tornatore il premio Cinema Industria ad Honorem 2022 nell'ambito della manifestazione La Settima Arte di Rimini, organizzata da Confindustria Romagna. Il riconoscimento sarà consegnato il 30 aprile al Teatro Galli. Ciclismo, Emanuel Segna trionfare nella 25esima GF Via del Sale di Cervia. L'ex ciclista professionista si è imposto con l'attacco sulla salita della Ciola, consolidando poi il vantaggio in quella di Montevecchio. Questo è il telegiornale della Romagna. In studio Elisabetta Zandoli. Buonasera, ben ritrovati. Nuova edizione del nostro notiziario serale. La Guardia di Finanza di Rimini, questa è la nostra notizia d'apertura, ha sequestrato oltre 400 milioni di euro all'interno di una operazione che riguarda anche bonus e ristori Covid. Allora andiamo a saperne di più in questo servizio. Recuperato e sequestrato dalla Guardia di Finanza di Rimini quasi l'intero ammontare della maxi frode di 440 milioni sui bonus e i ristori Covid intascati illecitamente da imprenditori e professionisti. Si tratta del 97% dell'ammontare della presunta frode tra immobili, società veicoli, disponibilità finanziarie e crediti che sono stati bloccati dalla Guardia di Finanza prima che venissero ceduti. Il totale dei crediti sequestrati e di cui è stata impedita la vendita ammonta a circa 305 milioni. L'indagine Free Credit, coordinata dal sostituto procuratore di Rimini Paolo Gengarelli, la prima in Italia nel suo genere, lo scorso gennaio aveva portato alla scoperta di una maxi truffa sui soldi stanziati dallo Stato per aiutare le imprese in difficoltà a causa della pandemia. Grazie al metodo messo a punto da un commercialista riminese, è stato ricostruito, venivano commercializzate le cessioni di credito destinate all'ottenimento dei bonus con una frode per le casse dello Stato di quasi 500 milioni. Le misure cautelari a gennaio scorso erano state 35, con oltre 80 perquisizioni in Emilia-Romagna e in contemporanea in Abruzzo, Basilicata, Campania, Lazio, Lombardia, Marche, Puglia, Sicilia, Toscana, Trentino e Veneto. 12 le persone agli arresti.
Nei giorni scorsi, grazie alla collaborazione della GDF con l'ufficio italiano presso l'Eurojust, l'Agenzia dell'Unione Europea per la Cooperazione Giudiziaria Penale, sono state eseguite richieste di accertamenti bancari e l'esecuzione in Austria di un sequestro di beni emesso dal GIP del Tribunale di Rimini per 9,7 milioni, che ha riguardato immobili, quote societarie e veicoli. Altre due persone sono finite iscritte nel registro degli indagati. Veniamo al punto sull'andamento della pandemia in Emilia-Romagna. Sono 5.472 in più rispetto a ieri i casi Covid in regione, su un totale di 24.748 tamponi eseguiti in 24 ore. I pazienti ricoverati nelle terapie intensive della regione sono 41 più 2 rispetto a ieri. Per quanto riguarda i pazienti invece negli altri reparti Covid sono 1.325 più 28 in 24 ore. La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 1099 nuovi casi, Ravenna 562, Ferrara 433, quindi Rimini 326, Cesena 256, Forlì 216, il circondario Molese 116 nuovi casi di positività e purtroppo si registrano anche 14 nuovi decessi. A proposito di Covid, non sono ancora note le caratteristiche della variante XF, ma è stata isolata a Cesena e ora si studiano gli elementi del virus per poterlo poi affrontare. Vediamo. Il laboratorio di Pieve Sestina a Cesena, diretto dal microbiologo Vittorio Sambri, si conferma in prima linea nella ricerca della variante del Covid. L'ultimo importante passo in ordine di tempo è stato fatto in questi giorni perché è stata isolata e sequenziata per la prima volta in Italia la variante del virus HF, una sorta di fusione fra la Delta e la Omicron. Il tampone positivo era di un paziente che aveva importanti patologie, che ha contratto il Covid un paio di mesi fa e che è poi deceduto, come ha specificato il dottor Sambri, per altre cause e non per il virus. La variante è già diffusa in Inghilterra, dove si sono registrati un centinaio di casi. In Italia, invece, per il momento, l'ufficialità della variante rintracciata è arrivata soltanto dal laboratorio di Pieve Sestina e ora si studia per capire quali elementi porta con sé di una e dell'altra. In questa direzione si stanno muovendo le analisi del laboratorio, che si rivelano particolarmente difficili per il fatto che il paziente deceduto non aveva infettato altre persone e nel frattempo i numeri del contagio fotografano una situazione che ancora non accenna a scendere. E da questa mattina hanno preso il via le prenotazioni della quarta dose per alcune categorie di persone. Ma chi deve prenotare e dove il vaccino anti-Covid? Sentiamo. CUP, fascicolo sanitario elettronico e farmacie. Sono i tre canali attraverso cui da oggi è possibile prenotare la quarta dose di vaccino anti-Covid, chiamata anche seconda dose di richiamo o second booster. Somministrazione che al momento riguarda precise categorie di persone, così come dettato dalle direttive nazionali. Anziani dagli 80 anni in su, persone di età compresa tra i 60 e i 79 anni affetti da specifiche patologie, ospiti di CRA ed RSA, a prescindere dall'età. Si tratta complessivamente di una platea potenziale di circa 500.000 persone. Le aziende sanitarie hanno intanto iniziato ad inviare a tutte le persone che rientrano nelle tre categorie un SMS informativo sull'opportunità di sottoporsi alla vaccinazione. Le prime somministrazioni partiranno già domani, giovedì 14 aprile, mentre dal 1 di marzo ha già preso il via la second booster per le persone gravemente immunodepresse. Per poter ricevere la quarta dose occorre aver completato il ciclo vaccinale primario, prima e seconda dose, seguito dalla terza dose, quella di richiamo, ovvero la dose booster, dopo un intervallo minimo di almeno 4 mesi da quest'ultima. La Regione Emilia-Romagna ha già inviato le indicazioni operative alle varie aziende sanitarie che si sono organizzate in tempi rapidi per partire con prenotazioni e somministrazioni che prevedono 5 percorsi possibili: gli hub vaccinali ancora aperti, le case della salute, i medici di medicina generale, a domicilio per le persone in regime di assistenza domiciliare o impossibilitate a muoversi da casa e infine gli ambulatori di centri specialistici ospedalieri che hanno in carico pazienti con quadri clinici complessi.
La cronaca sul nostro portale tr24.it, un uomo domenica scorsa ha tentato di sfregiare il volto della fidanzata con un taglierino dopo averla picchiata con calci e pugni. Identificato e bloccato, è stato arrestato dalla Polizia di Stato per maltrattamenti e lesioni gravi nel piazzale antistante stazione di Rimini, dove alcuni passanti hanno sentito la donna chiedere aiuto. Soccorsa dagli agenti della Polizia Ferroviaria, è stata dimessa ieri dall'ospedale con una prognosi di 25 giorni. Agli agenti della squadra mobile della Questura di Rimini, la donna, una volta riprese le forze, ha raccontato di come da almeno 7 mesi il fidanzato la picchiasse fino all'episodio più grave di domenica scorsa. Il tunisino è stato bloccato subito dopo i fatti e si trova detenuto in attesa dell'interrogatorio di garanzia. Dal bolognese ora, il commissariato di San Giovanni in Persiceto ha deferito all'autorità giudiziaria 5 cittadini che avevano presentato illecitamente domanda per ricevere il reddito di cittadinanza. Erano già riusciti ad ottenere complessivamente circa 16.000 euro. 5 false dichiarazioni all'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale al fine di ottenere illecitamente il beneficio economico previsto dal reddito di cittadinanza. Un tentativo scoperto e interrotto dagli agenti del commissariato di polizia di San Giovanni in Persiceto, che hanno deferito i cittadini che volevano attuarlo all'autorità giudiziaria. Si tratta di 4 stranieri e di un italiano, individuati grazie a indagini condotte in sinergia e collaborazione con l'INPS e gli uffici anagrafici interessati. 4 di loro sono residenti nella provincia di Bologna e 1 nella provincia di Biella. Per ottenere il beneficio economico, i richiedenti avevano istruito le pratiche in patronati convenzionati, presentando autocertificazioni, dichiarando di essere residenti in Italia da più di 10 anni e di essere stati residenti sul territorio nazionale continuativamente nei 2 anni antecedenti la presentazione della domanda, requisiti necessari per rientrare tra i beneficiari del reddito di cittadinanza, ottenendo così somme mensili variabili in base all'ISEE dai 500 agli 800 euro per un totale percepito di circa 16.000 euro. Nessuno dei 5 però aveva maturato i requisiti temporali richiesti dalla norma e 1 non era mai stato iscritto in nessun registro anagrafico comunale italiano. Complessivamente, dall'inizio dell'attività investigativa, il commissariato di San Giovanni in Persiceto ha individuato 38 soggetti che percepivano indebitamente il reddito di cittadinanza, tutti deferiti all'autorità giudiziaria territorialmente competente per le violazioni previste dalla normativa, che prevede la reclusione da 2 a 6 anni, e segnalati alle direzioni provinciali INPS di competenza per l'immediata revoca dell'erogazione del beneficio e l'attivazione del recupero delle somme indebitamente incassate, che allo Stato ammontano ad oltre 100.000 euro. Parliamo del traffico caotico di Rimini dalla zona mare fino al centro. L'ex vice sindaco Maurizio Melucci non fa sconti e accusa l'ex primo cittadino Andrea Agnassi. Questa, dice, è la sua eredità. Che l'ex vice sindaco di Rimini Maurizio Melucci non provi particolare simpatia per l'ex primo cittadino Andrea Agnassi, nonostante l'appartenenza alla stessa alla politica, è noto da tempo. Ma ora l'attacco è frontale e il target è il nervo scoperto della nuova Rimini, la viabilità. È sotto gli occhi di tutti che la città negli ultimi 10 anni sia diventata più bella rispetto ai tempi di Melucci. Allo stesso tempo il traffico in certi settori è diventato insostenibile nelle ore di punta. L'ex assessore regionale al turismo indica su Chiamami Città la chiusura del ponte di Tiberio alle auto come la primaria causa della congestione lungo la direttrice nord-sud. La pedonalizzazione del monumento romano è avvenuta durante la pandemia. La riapertura delle aziende non è andata però di pari passo con la realizzazione di un attraversamento alternativo che richiederà anni. Nessuno mette in discussione il ponte pedonale o la creazione di nuove ciclabili, premette Melucci, per il quale il problema è la mancanza di un'organizzazione alternativa. Anche nella marina non mancano critiche. Bello il parco del mare, ma le auto dove passano e dove sostano, chiedono i commercianti. I parcheggi interrati stanno arrivando, ripetono dall'amministrazione comunale, che punta sui parcheggi scambiatori fuori dal centro e la navetta gratuita per la spiaggia. L'eredità di Agnassi è una città senza auto, fatta di biciclette e monopattini, ma la realtà è un'altra, sottolinea Melucci e aggiunge, i nodi vengono al pettine.
E rimaniamo proprio in Riviera, buoni segnali sul fronte turistico per Pasqua, una Pasqua ormai alle porte. A Rimini si preparano ad aprire 600 hotel con un tasso di riempimento attorno al 60%. Per fare fronte alla carenza di parcheggi, l'amministrazione comunale annuncia l'apertura di nuove aree di sosta in vista della prossima stagione. Ci si aspettava il boom per Pasqua a Rimini, ma le prenotazioni hanno subito una brusca frenata con lo scoppiare della guerra in Ucraina. Nelle ultime settimane sono però riprese e in città si preparano ad aprire 600 alberghi per il weekend festivo con un tasso di riempimento giudicato come buonissimo dagli imprenditori del settore. Sono buone aspettative, stiamo ricevendo aperture straordinarie anche in questi giorni, proprio in virtù delle chiamate e delle richieste che hanno ripreso in quest'ultima settimana, auspicando che il tempo rimanga bello. E al momento siamo a un riempimento medio del 60%, quindi un buon riempimento, consideriamo che molta gente non si sposta, per cui possiamo essere soddisfatti. Il vero banco di prova dell'estate sarà il primo weekend di maggio con la Dunata degli Alpini, che vedrà il 95% degli hotel aperti. E sarà una prova anche per la nuova viabilità riminese che tra cantieri e carenza di parcheggi sta attraversando i suoi periodi più difficili. Dal comune l'annuncio di nuove aree di sosta. Nell'area dell'ex questura, via Ugo Bassi, arriverà un parcheggio da 104 posti destinati agli hotel. Arriveranno un'ottantina di posti in Piazzale Marvelli, quindi Piazza Tripoli. E fra qualche giorno daremo anche l'annuncio di una nuova area di sosta gratuita con servizi gratuiti di park and ride, ovvero parcheggio l'auto gratis e con una navetta, lo shuttle o un trenino nei weekend. Potrò essere trasportato gratuitamente alle spiagge di Rimini Sud, interessati in particolar modo dai cantieri. Con il prossimo servizio andiamo invece a Forlì, dove è stata presentata una nuova app che permetterà ai cittadini di inviare in tempo reale un'allerta alla centrale operativa della polizia locale in caso di bisogno. Vediamo come funziona. Una nuova app scaricabile gratuitamente da parte dei cittadini per coadiuvare la polizia locale nella sicurezza del territorio, presentata Falco Città Sicura. Ideata dal Comune di Forlì e l'ente Forlì Mobilità Integrata. L'obiettivo del progetto è quello di utilizzare la tecnologia attraverso il sistema di telecamere e di videosorveglianza per inviare segnalazioni riguardo situazioni di degrado, presenza di pericoli che non necessitino della chiamata al 112. Falco è un'app, è completamente gratuita, che abbiamo messo a punto, sviluppato e progettato internamente come FMI, che siamo una società completamente pubblica del comune di Forlì, in house. E il funzionamento, che è nato un po' da un confronto con l'amministrazione, il vice sindaco e la polizia locale, sostanzialmente ha come obiettivo quello di avvicinare il cittadino alle forze dell'ordine, quindi alle polizie locali e eventualmente anche alle altre forze di polizia. Sostanzialmente un cittadino può scaricare questa app, è valida sia nel sistema Android che nel sistema iOS di Apple, e gratuitamente può appunto usufruire di questa applicazione e può inviare segnalazioni alla polizia locale. Sono segnalazioni anche differenziate per tipologia, ha la possibilità di anche inviare una foto nel caso magari voglio contestualizzare o esplicitare magari un certo fenomeno, un abbandono di rifiuto piuttosto che un problema di sicurezza o un problema anche di degrado urbano. E più questa app è collegata, la cosa importante e innovativa, al sistema di videosorveglianza cittadino. Va a Giuseppe Tornatore il premio Cinema Industria Ad Honorem 2022 nell'ambito della manifestazione La Settima Arte di Rimini, organizzato da Confindustria Romagna. Il premio Cinema Industria Ad Honorem 2022 va alla regista e premio Oscar Giuseppe Tornatore. Il maestro della pellicola riceverà il riconoscimento il 30 aprile al Teatro Gali di Rimini nell'ambito della manifestazione La Settima Arte Cinema Industria di Confindustria Romagna, Cinema Fulgor e Università di Bologna. I premiati sono stati selezionati dalla giuria presieduta dalla regista Pupi Avati. Ma il cinema viene celebrato come industria culturale, come qualcosa che deve far convivere l'imprenditoria che si dedica alla cultura e l'arte, che è l'obiettivo che ovviamente viene cercato attraverso i film. È un obiettivo abbastanza contemporaneo, perché arte e industria sono sempre state considerate separate. Nel nostro caso invece si celebra il cinema a 360 gradi, i grandissimi film hollywoodiani classici erano frutto di un lavoro collettivo e anche oggi dobbiamo dare la stessa
stessa importanza ai grandi autori, ma anche ai mestieri del cinema e a coloro che lo producono e che lo distribuiscono, che sono anche premiati all'interno del cinema. La quarta edizione si terrà dal 27 aprile al 1 maggio con anteprime, proiezioni, masterclass e incontri di formazione. È un'opportunità anche di visitare dei luoghi iconici come lo è il Cinema Fulgor piuttosto che il Museo Fellini e tante altre bellezze della nostra città. È arrivato il momento dello sport, sentiamo le ultime. Grazie Elisabetta per la linea. Apriamo la pagina sportiva parlando di ciclismo con gli attacchi sulle salite della Ciola e di Montevecchio. Manuel Senni si è aggiudicato la 25esima edizione della Gran Fondo Via del Sale. L'ex ciclista professionista si è imposto nei 152 km di gara davanti a Enrico Filippi e Giulio Scaia. Vediamo. Siete partiti da Cervia, poi avete fatto praticamente quattro salite, quella di Montecavallo, della Ciola, Montevecchio con la cima Pantani dove era il Gran Premio della Montagna e poi l'ultima Paderno-Collinello per poi arrivare appunto sul lungomare di Cervia con l'arrivo. Ecco, raccontaci nel dettaglio che gara è stata, quindi quando insomma ti sei staccato e quando hai capito di poter vincere. Ma praticamente la partenza è stata abbastanza, devo dire, stressante, tra virgolette, perché comunque si è in tanti, tutti cercano di stare davanti, la pianura iniziale quindi diventa un po' pericolosa, bisogna cercare sempre di stare in prime posizioni per evitare cadute, poi soprattutto c'era molto vento, dopodiché una volta imboccate le salite, sulla prima salita è venuta la prima selezione, soprattutto nella prima discesa, dopodiché abbiamo imboccato la salita di Ciola e lì sapevo che per riuscire, cioè per provare a vincere la gara dovevo attaccare perché era la salita più dura e quindi dovevo cercare di guadagnare vantaggio su quella salita lì e poi su Montevecchio per in quanto negli ultimi 35 km dall'arrivo di pianura avrei potuto pagare rispetto a un gruppo che mi seguiva. Parliamo ora di calcio femminile, il Ravenna ha battuto col punteggio di 1-0 il Cesena nel derby, vediamo le immagini. Il Ravenna Women prende una boccata d'ossigeno in classifica e lo fa dopo essersi aggiudicato il derby di ritorno con il Cesena. Tre punti che valgono doppio, vista anche la contemporanea caduta della Pro Sesto in quel di Padova, che ha portato a quota 6 le lunghezze di vantaggio sulla terz'ultima posizione. Il gol partita arriva al 26esimo e porta la firma di Francesca Barbaresi. Un tiro improvviso sul primo palo che per dinamica e tempistica ha ricordato molto da vicino quello scoccato da Simone Saporetti. L'altro derby vinto dal Ravenna in questa giornata fatata per i colori giallorossi, il successo della squadra maschile nello scontro al vertice di Serie D contro il Rimini. La rete galvanizza le padrone di casa, pericolose anche con Capucci al 36esimo, si salva il Cesena e poi sprecone col pallonetto fuori misura di Di Stefano in chiusura di primo tempo. Nella ripresa è decisiva Frigotto a murare un altro contropiede in solitaria di cui si rende protagonista Di Stefano, poi è Cimatti a fallire il colpo di testa vincente sul corner battuto da Barbaresi. Il Cesena si fa vivo solo al 75esimo con la conclusione fuori misura di Casadei e poi ci prova con il cross di Petralia per Costi che deposita sul fondo il proprio colpo di testa. Il forcing finale vale un'altra conclusione sul fondo di Galli e poco altro. Festeggia così Ravenna, che sale a meno uno proprio dalle cugine bianconere nella classifica di Serie B. E proprio dopo questa sconfitta il tecnico del Cesena Roberto Rossi ha presentato le dimissioni irrevocabili. L'indomani appunto di questa sconfitta la società bianconera ha affidato la panchina al tecnico Michele Ardito che si avvarrà dell'ausilio del collaboratore tecnico Massimo Ardito e del match analyst Sergio Piana. Con questo è tutto per lo sport, Elisabetta a te la linea. Grazie Marco, per noi è arrivato il momento delle previsioni meteo, allora andiamo da Andrea Raggini.
Buonasera a tutti i telespettatori di Teleromagna da Andrea Raggini. La giornata di domani, giovedì, vedrà un inizio con cieli a tratti molto nuvolosi su Emilia Orientale e Romagna, poi maggiori schiarite durante l'arco della giornata, specialmente sulle aree pianeggianti. Ventilazione generalmente da est, mare quasi calmo. Temperature in ulteriore aumento, valori minimi che oscilleranno tra 6 e 11 gradi, quelli massimi tra 18 e picchi di 22-23 gradi, in ulteriore aumento nella giornata di venerdì. Per questo appuntamento è tutto, buona serata da Andrea Raggini. E prima di chiudere andiamo a rivedere i titoli di questo notiziario. La Guardia di Finanza di Rimini ha sequestrato oltre 400 milioni di euro nell'ambito dell'operazione Free Credit. Nel mirino dei militari sono finiti bonus e ristori Covid intascati in modo fraudolento da imprenditori e professionisti. Il laboratorio di Cesena, guidato da Vittorio Sambri, è stato il primo in Italia a sequenziare la nuova variante del Covid denominata XF. Si tratta di una mutazione del virus, una sorta di fusione tra le già note Delta e Omicron. Caos traffico a Rimini, dalla zona mare al centro. L'ex vice sindaco Maurizio Melucci non fa sconti e accusa l'ex primo cittadino Andrea Agnassi. Questa è la sua eredità, ha detto. Buoni segnali sul fronte turistico per Pasqua. A Rimini si preparano ad aprire 600 hotel con un tasso di riempimento attorno al 60% e per fare fronte alla carenza di parcheggi l'amministrazione comunale annuncia l'apertura di nuove aree di sosta in vista della prossima stagione. Va Giuseppe Tornatore il premio Cinema Industria ad Honorem 2022 nell'ambito della manifestazione La Settima Arte di Rimini, organizzata da Confindustria Romagna. Il riconoscimento sarà consegnato il 30 aprile al Teatro Galli. Ciclismo, Emanuel Segna trionfare nella 25esima GF Via del Sale di Cervia. L'ex ciclista professionista si è imposto con l'attacco sulla salita della Ciola, consolidando poi il vantaggio in quella di Montevecchio. Bene, davvero tutto per questa edizione serale del nostro notiziario. Su tr24.it come sempre trovate tutte le ultime news. Vi ricordo questa sera dalle 21 per gli appassionati di ciclismo a tutta bici. Grazie per averci seguito e buona serata. SIC, società italtecnica Cesena, da 30 anni specializzata in progettazione e costruzione di sistemi e impianti tecnologici industriali integrati. Se voi avete un problema, noi abbiamo la soluzione. SIC è a Cesena, zona industriale Pieve Sestina. Infotech, con un'esperienza ultradecennale nella consulenza e nello sviluppo di servizi informatici, è HP Platinum Partner. Infotech, da sempre, propone tecnologie innovative in ambito server e storage, workstation e PC, garantendo un servizio di assistenza tecnico-sistemistica rapido e affidabile. Infotech propone l'ufficio efficiente e green. Affidati a noi installando le nuove multifunzioni HP PageWide a zero emissioni di polveri sottili. Mettiti comodo, Infotech troverà la soluzione giusta per te. www.infotech.it. Frigoriferi industriali, soluzioni all'avanguardia nella refrigerazione industriale.